Cominciamo anzitutto facendomi una domanda su questa sigla dei Kids' Choice Awards 2008. Vi siete divertiti a riadattare il testo, diciamo, di Love Show per questo evento? Sì, è stata diciamo, una bellissima esperienza riadattarlo. Abbiamo scelto questo pezzo perché ci sembrava il più adatto visto il target di pubblico a cui era indirizzato. Quindi è stato bellissimo e davvero, bella esperienza. Siete candidati anche voi, diciamo, tra i vari artisti internazionali come Tokyo Hotel e Jonas Brothers, in particolare per miglior tormentone e miglior band. Come vi sentite ad affrontare questa competizione anche con star di livello internazionale? Beh, per noi è un grande onore gareggiare, tra virgolette, se si può dire così, con questi grandi artisti internazionali. È già un traguardo essere in nomination, poi se dovremo vincere sarà ancora una bella sorpresa. Tra le varie candidate ci sono anche tante fanciulle, come per esempio Miley Cyrus, ci sarà Avril Lavigne, Carolina Costner. Quale di loro vi piacerebbe incontrare di più, maggiormente? Tutte. Oh, Avril Lavigne forse. Sì. Parliamo invece un attimo del vostro nuovo singolo Salvami. Di che cosa parla? Beh, Salvami è senza dubbio la canzone del nostro album che teniamo maggiormente perché ha un messaggio forse a differenza degli altri due singoli, molto più forte. Infatti è stata scritta per un nostro amico che è scomparso in un incidente stradale. Il nostro intento appunto con questo brano è quello di sensibilizzare i giovani soprattutto sulle stragi del sabato sera, perché troppa gente soffre per questo problema e quindi ci sembrava giusto dire la nostra. E nella canzone parlate anche di anima, mi ha colpito molto questo particolare perché oggi si parla spesso di corpo e di cura per il corpo. Com'è che si può curare invece la propria anima? Beh, penso che la ricerca della felicità sia il sogno di ognuno. Spesso al giorno d'oggi si parla purtroppo più della parte esteriore, cioè del corpo, e meno della parte interiore. Noi abbiamo voluto sottolineare quanto l'anima, quanto c'è dentro sia importante in una persona. Si comincia a parlare di Sanremo 2009. Voi chiaramente avete avuto un grande successo con l'edizione dell'anno scorso e mi chiedevo se la ragazza a cui era dedicata la canzone, L'Amore, ha saputo mai di questo successo. No, la ragazza è venuta a saperlo e ha saputo di questo successo, ha provato a contattarci anche tramite il nostro MySpace, non ho avuto ancora tempo di rispondere, però sicuramente lo farò non appena saremo più tranquilli. Ma come non hai avuto tempo di rispondere? Ce l'avevi dedicata a lei? Vabbè, ma questo è il bello, lei vive in un altro stato, in un altro paese, era bello venisse a conoscenza lei del nostro successo senza dirlo. Se l'amore fosse un viaggio, che viaggio sarebbe? Non ne mette le destinazioni, no, era una battuta. Se l'amore fosse un viaggio, ma un viaggio appunto dove non sai qual è la meta, però può riservare belle sorprese come brutte sorprese. Beh, l'amore è sicuramente un viaggio dove appunto no, non sai mai dove puoi arrivare, perciò un bel viaggio, concordo con mio fratello, esattamente. E se invece fosse un colore? Se fosse un colore, per me l'amore è rosso, passione. No, anch'io volevo dirlo, rosso. Beh, viola. Anche rosso, viola. Se fosse un film? Se fosse un film, un film romantico, vediamo, il Titanic. Ghost. Se invece fosse un cibo? Se fosse un cibo, l'amore è il sushi. Spaghetti alla carbonara. E invece se fosse una canzone? Se fosse una canzone, ce ne sono tante. Potrebbe essere Always, John Bon Jovi. E se fosse un nome? Se fosse un nome... Ma di persona, intendi? Non ne ho la più pallida idea. Parliamo un po' del rapporto tra di voi. Chi di voi è il più vanitoso? Lui. No, lui. Il più diligente? Lui. Io. Chi è il più sportivo?
Io. Lui. E infine, chi cucina meglio? Ma al massimo riusciamo ad aprirci una scatoletta di tonno, perciò... Un bacio alle ragazze di Ginger Generation dai Sonora.